Buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Ieri sera in tarda serata inizia a circolare una notizia: Giovanni Allegri è morto, il pianista tanto amato è morto. Questa è la notizia riportata da un noto notizie di fake news. Questo sito, infatti, che è noto a pubblicare tragiche notizie sulla morte di personaggi famosi, aveva anche ieri sera, nella tarda serata del 13 luglio, messo la notizia della morte del compositore Giovanni Allevi, il quale, avendo notato che sui social in molti hanno iniziato a commemorarlo, è intervenuto in prima persona su Twitter chiedendo di essere vivo e che la vicenda inerente al suo decesso altro non è che una bufala. A credere però, ragazzi, a questa fake news sono stati tanti personaggi famosi, in primis anche Carlo Conti, che è stato uno dei primi sul suo profilo Instagram a commemorare l'artista, scrivendo un post dedicato a lui. Questo è il post di Carlo Conti che poi immediatamente è stato tolto dai suoi profili social. Addio Giovanni Allevi, aveva scritto il conduttore, il tumore gli ha portato via la sua musica e non c'è stato niente da fare. Ed è così che immediatamente poi, dopo aver visto questi numerosi messaggi, lo stesso pianista ha deciso di scrivere sul suo profilo e commenta così: "Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai così tanto amato la vita. A presto, Giovanni Allevi." Quindi, ragazzi, se anche voi noterete una notizia del genere, non date retta perché sono assolutamente fake news, date solo per acchiappare click alle spalle di personaggi famosi.